Ora introduco il professor Alessandro Gelli, vicepresidente del Centro Internazionale di Vitaminologia e coordinatore e docente dei corsi di metodologia anti-aging e antistress della Sapienza di Roma, presso la Facoltà di Medicina e Farmacia del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, che tratterrà appunto l'argomento gli integratori adattogeni, ovviamente antistress. Grazie. Questo è un argomento enorme perché quando cominciamo a parlare di piante bisognerebbe dire tanto anche per introdurre quanto le piante possano oggi aiutarci in un'ottica sia di anti-aging che di antistress. Anche parlare estremamente di estratti è già riduttivo perché per esempio nella Ayurveda si utilizza la pianta in toto, quindi c'è una differenza tra la pianta in toto ed estratti. In particolare in un ambiente più medico è più facile arrivare a parlare di estratti standardizzati perché così il quantitativo è di farmaco, di molecole, sono note e quindi il medico sa di poter fornire a quell'utente tot milligrammi di uno specifico di specifiche molecole. Però ricordiamoci che questa è una versione concentrata delle piante. Come studioso di medicina orientale da tantissimi anni, ovviamente, anche se alla Sapienza io mi devo limitare, capite, per motivi istituzionali, ci sarebbe anche tanto altro da dire sulle piante in toto. Oggi parliamo di un particolare tipo di piante con un'azione che viene determinata e specificata come adattogena. Quindi prima di tutto cosa intendiamo? Intendiamo proprio quel fenomeno di adattamento che è, una volta che si diventa, diciamo, bravi dal punto di vista del network psico-neuro-endocrino, e quindi c'è una base anche tecnica dietro, diventiamo bravi ad adattarci. In ambito proprio della sopravvivenza, della gestione dello stress, questo è il segreto, che non è solo una filosofia, diventa proprio una questione di numerosissime tecniche. È proprio così che nascono i corsi universitari di metodologie anti-aging e anti-stress. Numerosissime materie, tutte fuse in modo organico e sistematico per formare gli operatori a livello istituzionale del domani. Quindi l'adattamento è un cavallo di battaglia. Ma allora che differenza c'è fra stimolante e rilassante e adattogeno? Lo stimolante chiaramente dice da sé che cosa fa, stimola. Quindi abbiamo i caffeinosimili, tutti gli stimolanti possibili e immaginabili, compreso il famoso ginseng. I rilassanti sono invece, per esempio, la passiflora, la valeriana, il biancospino, eccetera. Poi esiste la classe meno nota degli adattogeni. Gli adattogeni quindi aiutano l'organismo con le sue capacità ad adattarsi alle situazioni o se c'è bisogno di una maggiore attenzione, vigilanza, grinta, determinazione o al contrario se serve un maggior rilassamento è più facile assumendo varie piante e quello dico anche buona alimentazione, strategie di tecniche antistress, eccetera, eccetera. Quindi è tutto l'insieme, nulla da solo è miracoloso. Questo è il punto fondamentale. Insieme, in modo personalizzato, e i dosaggi sono personalizzati, vediamo che questi adattogeni aiutano sul serio. L'efficacia è diversa da soggetto a soggetto. Sì. Perché? Perché ogni soggetto è un po' un caso a sé. Ecco che subentra il nuovo operatore, in cui non solo c'è il medico, ma il medico è collegato a un operatore che segue anche sul campo l'utente, vede un po' live come le cose stanno andando, per cui diventa un po' il feedback di come la persona si sente e poi sono necessari vari adattamenti.
In pratica l'operatore cosa è quello che rileva cosa sta accadendo all'utente, se migliora, peggiora, in che cosa migliora e in che cosa peggiora. Qui in generale stiamo ripetendo che esistono gli stimolanti, per esempio un soggetto ansioso, consigliare guaranà, damiana, ginseng, è un errore colossale. Anche se il soggetto poi entra in uno stato di affaticamento, magari il giorno dopo, dopo aver avuto delle belle crisi d'ansia, quindi depressione, da catecolamine, eccetera, eccetera, comunque non bisogna fornire stimolante, perché è già un simpatico tonico. Qual è la classe ideale? Gli adattogeni, che non stimolano né rilassano, ma, lo ripeto, aiutano l'organismo con le sue capacità a bilanciare meglio il sistema nervoso autonomo, come sappiamo, che sta in un antagonismo e in equilibrio tendenzialmente continuo tra simpatico e parasimpatico. Allora, ecco il discorso principale che bisogna fare in un ambiente istituzionale. Gli estratti secchi, la percentuale di principi attivi standardizzata. Cosa significa? Significa che in quel lotto, o magari su 100 grammi o su 100 kg, sappiamo in percentuale quanto quei principi attivi sono presenti. In base a questo, lo ripeto, è una forma di fitoterapia più vicina al cosiddetto mondo medico, molto più comprensibile. La titolazione viene riportata su quell'otto. La cosa importante è che questa titolazione nel tempo cambia, perché questi estratti, essendo di natura vegetale, se mal conservati fanno perdere per rottura e alterazione la struttura e l'integrità di varie molecole. Qual è il razionale degli estratti? Il razionale è che vengono concentrati, come tanti altri integratori, vengono concentrati i vari principi attivi e vengono portate via una serie di sostanze inerti che in alcuni soggetti potrebbero dare fastidi, colite, allergie e così via. Allora, all'interno della classe degli adattogeni esistono vari tipi di piante che possono avere vari tipi di attività. Se stiamo molto attenti vedremo che sono fondamentali in un ambito della gestione dello stress e dell'anti-aging. La classe dei nootropi esiste già in farmacologia, tant'è che abbiamo dei classici farmaci nootropi venduti in farmacia da almeno 30 anni, come il piracetam, l'aniracetam, eccetera, eccetera. Anabolizzanti, qui tutti, oddio. Allora, sono anabolizzanti naturali, nel senso che favoriscono l'anabolismo naturale, si contrappongono al catabolismo. Certo, a dosaggi notevoli, però sicuramente possono essere presi in considerazione. Per tonici, per tonico si intende una classe anche farmacologica che aiutano a ridurre alcuni stati di insufficienza dell'organismo. In generale possono aiutare a ridare un po' il brio, la cosiddetta energia vitale. E infine aspetti geriatrici, che quindi siamo in pieno anti-aging. Il caso ginseng. Siccome il ginseng è estremamente noto, altre piante vengono appellate come ginseng. Per esempio, il ginseng siberiano o il ginseng russo, detto anche eleuterococco, non ha assolutamente l'effetto del Panax ginseng. Infatti, il siberiano, l'eleuterococco, è un adattogeno. Il ginseng tipico giapponese, la radice a forma d'uomo, è un potente stimolante. La suma, che è ancora un'altra, è chiamato il ginseng brasiliano. E la maca, il ginseng delle Ande, tutti ginseng. Perché?
noto commercialmente un certo termine, tutti si riagganciano a quel termine, ma non hanno nulla in comune col ginseng classico, che sarebbe il Panax. Hanno principi attivi diversi, tant'è che gli ultimi che ho citato sono adattogeni. Molto molto rapidamente, l'eleuterococco, come vedete l'eleuterococco e i suoi estratti, perché due voci? Perché io voglio mettere in evidenza che anche se il medico sarà più incline ad accettare un qualcosa con un dosaggio specifico ben noto, perché è la mentalità del medico, anche giustamente, non bisogna del tutto perdere il fascino della pianta in toto. Ora, sono lunghissime le caratteristiche, anche perché vorrei spendere due parole sulla rhodiola rosea e la sua titolazione in Rosavin. La rhodiola rosea attualmente probabilmente è il punto di riferimento degli adattogeni. Perché? Se titolata in Rosavin, aiuta a dimagrire. Contiene una serie di molecole che aiutano a riequilibrare la serotonina. Sulla serotonina all'università facciamo lezioni di ore, perché come Erspamer, lo scopritore della serotonina, il nostro dipartimento fisiologia e farmacologia Vittorio Erspamer, si chiama Vittorio Erspamer, per cui è importante chiamarla 5-idroxitriptamina, perché Erspamer non voleva fosse chiamata serotonina. Quindi questa famosa 5-idroxitriptamina sembra che attualmente giochi un ruolo importantissimo per l'assunzione degli alimenti, per l'umore, per la forza vitale, l'energia vitale, il brio. E, ripeto ancora, se titolato in Rosavin, la rhodiola rosea, oltre ai benefici del riequilibrio della serotonina, abbiamo anche un'azione sugli adipociti. Ovviamente sono anni che sto facendo esperienze con la rhodiola rosea. È un miracolo? Allora, aiuta. Oggettivamente aiuta. Però non è dall'oggi al domani. Ecco la differenza tra uno stimolante. Per esempio, un caffeino simile dà un effetto molto rapido, io direi quasi invasivo, potrei dire quasi aggressivo, quasi innaturale. L'adattogeno non violenta né il sistema simpatico né il parasimpatico, aiuta il riequilibrio del sistema nervoso autonomo. E questa, secondo me, è la vera via da percorrere nella gestione dello stress. Quindi la rhodiola rosea in quanto tempo dà effetti? 2-3 mesi, effetti marcati. Le ricerche mettono in evidenza che è necessaria una discreta attenzione all'alimentazione e un po' di moto. Quindi, ancora una volta, non ci si può strafogare di cibo se si assume la rhodiola rosea. È un aiuto a parità di condizioni. Ecco la rhodiola, com'è? Si vede rosea. Però, perché riduce le abbuffate, il desiderio, quello che oggi si chiama tanto il carbo craving? Perché? Perché agisce sempre su questa famosa serotonina. Quante persone soffrono dell'attacco compulsivo iperfagico? Se ne parla in tantissimi congressi, però a livello tecnico, perché io alla fine sono un tecnico, che riporta dopo anni le sue esperienze, a livello tecnico quanto si fa? Ricordiamoci che la 5-idroxitriptamina è il precursore della melatonina, quindi è necessario che sia ottimizzato il livello della serotonina. Cosa altro è importante? Per esempio, al cambio di stagione, un po' questo periodo, molte persone accusano una serie di fastidi e di disturbi da cambio stagionale. Se avessero associato magnesio a rhodiola rosea e qualche altra pianta e qualche altra sostanza naturale, avrebbero probabilmente migliorato la loro qualità della vita. La cosa brutta è che
nel risveglio delle onde elettromagnetiche, attività solari, eccetera, della primavera, bisognerebbe star meglio, bisognerebbe avere una grande energia vitale, canalizzare questa energia. E invece molte persone implodono, dormono male, sono nervose, con tutti i problemi che noi ben sappiamo. Sono relazionabili a serotonina e melatonina e anche altro. Allora, voglio accennare a una differenza. La grifonia contiene 5-idroxitriptamina già bella e fatta, cioè contiene la molecola che è già pronta, mentre la rhodiola rosea ottimizza i livelli di serotonina. Perché sono diverse? Perché il farmaco già fatto, sentite il termine, la molecola, quindi è un farmaco a tutti gli effetti, nella grifonia è già pronta. Ricordiamoci che tanti anni fa, collaborando con una multinazionale di Roma, sia per il 5-idrossitriptofano, sia per la carnitina che per l'acetilcarnitina, facciamo dei bellissimi lavori anni fa, era chiaro che fornire in continuazione questo 5-idrossitriptofano era comunque poteva portare qualche bel problema. A quei tempi avrei dovuto o potuto utilizzare a livello sperimentale se non altro la rhodiola, tranne nelle situazioni, diciamolo, di emergenza. L'adattogeno quindi è adatto nelle situazioni non gravi e non acute. Questo è il punto fondamentale. In una situazione abbastanza, con sintomi abbastanza delineati, non così gravi da accorrere a farmaci veri e propri, ma casi borderline, ma abbastanza, con sintomi abbastanza marcati, in cui la qualità della vita già comincia a decadere, dove c'è una relativa urgenza, grifonia. Dove c'è invece una possibilità di poter agire nel tempo, ecco gli adattogeni. Ci sono tantissime altre molecole, sempre nella rhodiola rosa abbiamo il salidroside ed è lui pare utile anche questo, oltre alla 5-HT, contro l'iperfagia. Allora devo andare molto rapidamente, troviamo dei lavori del 2009, riduzione di frequenza cardiaca e minore percezione della fatica. Poi abbiamo la suma, la pfaffia paniculata, sono tutte contenente il beta-ectisterone. Aiutano sempre a contrastare il senso della fatica, dello stress a cui siamo tutti noi sottoposti. Qui ancora abbiamo la grifonia, qui come si trasforma poi in serotonina. Come vedete, queste sono le diapositive della Sapienza, teniamo ore di lezione solo su questi argomenti, qui devo andare avanti purtroppo. L'astragalus, anche abbastanza noto, non è in voga quanto la rhodiola rosea, però può avere il suo perché in ambito delle metodologie anti-aging anti-stress, anche come immunostimolante. Eccola. Come si trova in natura e la radice. La pfaffia, di cui ho accennato prima, beta-ectisterone e maca. Contiene sempre il beta-ectisterone e la maca in una quantità però ridotta rispetto alla suma, ma contiene tante, tante altre molecole che sono notevolmente utili per contrastare, diciamolo, il decadimento a cui siamo assolutamente obbligati. Infatti noi parliamo spesso di age management, come ho scritto sul capitolo del libro che è stato presentato oggi. Il ginkgo biloba, ha detto il fossile vivente, fondamentale, anche qui il tecnico cosa mette in evidenza? D'estate può dare dei problemi, perché la vasodilatazione in un periodo estremamente caldo può indurre anche un po' di mal di testa o tutto quello che ha a che fare con un'eccessiva vasodilatazione. Fa benissimo, sì, però è sempre importante ricordare che il naturale non è innocuo, prima di tutto, quindi ogni soggetto è un caso a sé e può sempre dare reazioni avverse. Quando dicono che le piante non danno mai problemi, no,
Torniamo ancora a lui, il famoso Ginkgo Biloba. Noi sappiamo che funziona ottimamente per la memoria, ma anche per la circolazione in generale. Tant'è che è stato sperimentato anche per i crampi e per chi tende a mani e piedi freddi. Ci sarebbe tantissimo, pensate, solo il Ginkgo Biloba bisognerebbe parlare mezz'ora, un'ora. Ecco, la schisandra posso solo accennare. Fieno greco, ultimamente c'è un nuovo estratto particolarmente concentrato che pare attivo anche su LLH e pare che possa aumentare un po' tipo il Tribulus terrestris in soggetti non ottimizzati, cioè soggetti che tendono lievi magari ipogonadismi o comunque hanno bisogno di un qualcosa in più, può aiutare a ristabilire dei livelli un po' più normali di testosterone. Non aumenta i livelli in soggetti che sono già a dei livelli ottimali. Allora, possiamo concludere in questo modo. Le piante e gli estratti sono un mondo che probabilmente in Italia sono ancora poco utilizzate dai medici. C'è il modo di imparare a utilizzarle, però serve molta molta pratica, senza una questione di fanatismo che le piante guariscono tutto. Aiutano, però bisogna sempre ricordarci che esistono due mentalità. Una mentalità più medica, chiamiamola allopatica, che va benissimo. E un'altra dove le piante vengono inserite in un ambito molto più ampio, dove addirittura si può arrivare a parlare anche di vari tipi di forze e di energie, visto che oggi si parla anche di fisica quantistica, medicina quantica, eccetera. Ci sarebbe da parlare per ore, però siamo arrivati. Grazie, buonasera. Grazie.